Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa, accogli il nostro campo in questo giorno di festa. Oggi, con solenne rito, il popolo fedele dedica a te per sempre questa casa di preghiera. Qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola, vivrà dei tuoi sacramenti. Questo luogo è segno del mistero della Chiesa, santificato dal sangue di Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l'integrità della fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. Chiesa santa, figlia retta del Signore, che ricopre le sue tracce il mondo intero e affitta al regno della croce, innalza i suoi virtuti fino al cielo. Chiesa reale, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo, costruito con pietre vive, sul fondamento degli apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore, dove splende lampada perenne l'agnello e si innalza festoso il cuore degli altri. Ora, oh Padre, avvolgi della tua santità questa Chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo. Benedici e santifica questo altare, perché sia messa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. Qui, ponte della grazia, lavi le nostre colpe, perché le figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo Spirito. Qui la Santa Assemblea riunita intorno all'altare celebra il memoriale della Pasqua e si nutre al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui lieta risuoni la liturgia di Londra e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli. Si salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Qui il povero dolore misericordia, l'oppresso ottenga libertà vera, e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, e che tutti giungano alla gioia piena della Santa Gerusalemme del Cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santificati, altare la Chiesa con la preghiera di dedicazione, ora vengono unti come Crisma, olio miscolto fumo, benedetto dal Vescovo nella Messa Crismale del 2007, ad indicarne l'appartenenza a Dio e la trasformazione. Dalla Chiesa Tempio e dall'altare di Santità di Dio viene trasmessa il fedeli. L'altare divenuto mensa viene ora unto, incensato, coperto con la tovaglia, sua colonna reale e illuminato. Poi verranno unte le pareti della Chiesa, perché divenuta tempio, luogo del mistero, dimora Dio tra di noi, sia per tutti noi luogo santo. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il Cristo, siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa. Amen.